Con il video di oggi vi cerco di spiegare perché ho scelto di far mangiare anche mio figlio in modo vegetale. Ciao a tutti, sono Fabiola e bentornati sul mio canale. In questo canale vi parlo della mia esperienza di mamma per cercare di mostrarvi come vive una famiglia che ha deciso di escludere dalla propria alimentazione, per quanto possibile dalla propria vita, tutti quegli alimenti e quei prodotti che derivano dallo sfruttamento animale. E cerco anche di dimostrarvi che l'alimentazione vegetale, se è ben pianificata, è adatta a qualunque fase della vita umana, comprese quindi anche le fasi più delicate, che sono quelle della gravidanza, dell'allattamento, dello svezzamento e della crescita. Oggi un argomento a cui tengo particolarmente perché è un argomento scottante che fa parte, penso, della vita di chiunque abbia fatto una scelta simile alla mia. Tralasciando un attimo questo periodo di pandemia che ci costringe ai minimi contatti, in generale da quando sono diventata vegana il momento del pasto è sempre stato un momento, se condiviso con amici, parenti e persone, diciamo, al di fuori della mia piccola cerchia ristretta, è sempre stato un momento in cui prima o poi veniva fatta la domanda, e cioè: perché sei vegano? L'alimentazione vegana non va bene, manca il ferro, mancano le proteine, manca la B12, dove prendi questo, dove prendi quello? In sostanza, da quando sono diventata vegana non mi sono più goduta un pasto serena e tranquilla, senza parlare della scelta alimentare, a meno che non ero seduta proprio con la mia famiglia o con la cerchia ristretta di persone che erano sostanzialmente abituate al fatto che fossi vegana. Detto questo, da quando sono rimasta incinta, le domande da che erano, da dove prendi le proteine, da dove prendi il ferro, la B12, insomma tutte le solite cose, da tutti questi commenti si è passati a commenti che andavano molto a nuocere sul senso di colpa, perché chiaramente una volta incinta divento responsabile comunque di un'altra vita. I commenti sono cominciati a pesare molto di più e quindi io di conseguenza mi sono informata tantissimo. Con il video di oggi vi cerco di spiegare perché ho scelto di far mangiare anche mio figlio in modo vegetale. E dico vegetale e non vegano perché secondo me è importante che si capisca che la scelta vegan non è una scelta che riguarda l'alimentazione. L'alimentazione è una conseguenza della scelta vegan. Una persona decide di diventare vegana perché non vuole più partecipare, per quanto possibile, allo sfruttamento degli animali. Quindi non mangiarli e non mangiare tutti i prodotti che derivano dallo sfruttamento animale non è altro che una conseguenza di questa scelta. Per questo dico che faccio mangiare mio figlio vegetale e non vegano, perché essere vegani non è qualcosa che si può imporre agli altri, è una scelta che deve venire da dentro, dal proprio cuore, è qualcosa a cui si può arrivare esclusivamente in modo autonomo e consapevole. Fatto questo preambolo, vi voglio dire che quando sono rimasta incinta, anzi ancor prima di rimanere incinta, perché io e Davide abbiamo scelto di avere un figlio, non è capitato, mi sono molto documentata su quella che era l'alimentazione 100% vegetale, sia durante la gravidanza, sia durante l'allattamento, sia durante lo svezzamento, la crescita in generale. Cioè io volevo capire se si poteva fare. Più mi documentavo e leggevo, più mi rendevo conto che non solo l'alimentazione vegetale durante queste fasi era possibile, ma in un certo senso, in alcuni casi, addirittura auspicabile. Questo non voglio dire che da un punto di vista salutare l'alimentazione vegan sia in assoluto la migliore. Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra alimentazione sana e alimentazione non sana. Nell'alimentazione sana e nell'alimentazione non sana ci può stare allo stesso modo tanto la dieta vegana quanto quella onnivora, nel senso che si può mangiare vegano, si può mangiare onnivoro, e si può mangiare sano e si può mangiare non sano. Fatta questa premessa, chiaramente è chiaro che se io, da persona che ha fatto una scelta etica, scopro e capisco che l'alimentazione vegana può essere adatta a qualunque fase della vita umana, comprese appunto queste fasi delicate che sono quelle della gravidanza, dell'allattamento, dello svezzamento e della crescita, è chiaro e mi sembra addirittura scontato che proietti questa scelta anche su mio figlio. È chiaro, bisogna essere consapevoli, bisogna conoscere alcune piccole cose per poterlo fare in modo sicuro, ma una cosa che ci tengo a sottolineare è che una mamma, una donna in gravidanza, dovrebbe comunque conoscere quali sono, diciamo, le direttive ufficiali e sapere quali sono gli alimenti da prediligere e quali invece da
cercare di evitare, a prescindere da se questa mamma sia vegan oppure no. Quindi è vero che io in gravidanza ho scelto di farmi seguire, ma l'ho scelto non soltanto perché sono vegana, l'ho scelto in generale per capire quale fosse l'alimentazione migliore che potessi avere per regalare a mio figlio la crescita migliore che potesse avere. Non so se mi sono spiegata, comunque più o meno il senso è che volevo essere assolutamente certa di quello che dovevo mangiare per far sì che mio figlio crescesse nel modo ideale, cioè nel modo migliore possibile, e per far sì che non incorresse ovviamente in carenze o via dicendo. Prima di ancora di rimanere incinta, io mi sono fatta tutte le analisi, non avevo alcun tipo di carenza, ho sempre integrato esclusivamente la vitamina B12 perché la vitamina B12 è una vitamina che è risaputo manca nell'alimentazione vegetale. Piccola parentesi, la B12 è una vitamina che viene prodotta da dei batteri che si trovano nel terreno. Gli animali stessi non sono delle fabbriche di B12, loro stessi la accumulano brucando, quindi mangiando le piante che stanno sul terreno. Questo significa che gli animali, non vivendo più nelle condizioni, diciamo, di natura, vivono le loro vite chiusi negli allevamenti intensivi, quindi gli animali stessi viene data sotto forma di integratore all'interno dei mangimi. Quindi, sia che siamo vegani, sia che non siamo vegani, a tutti gli effetti la B12 la stiamo integrando. Chiusa parentesi B12, altra domanda alla quale mi trovo molto spesso a rispondere è legata al fatto che io sto imponendo a mio figlio un determinato stile di vita. Secondo questa corrente di pensiero, io non dovrei imporre a mio figlio l'alimentazione vegana, ma dovrebbe essere lui a scegliere quando diventa, insomma, grande. Allora, la mia risposta è che è vero che io in un certo senso sto imponendo la mia scelta a mio figlio, come tutti i genitori impongono le loro scelte ai loro figli, cioè sono i genitori a scegliere per i figli. Quindi, se da una parte ci sono io che scelgo di imporre a mio figlio l'alimentazione vegetale, da un'altra parte ci sarà un'altra mamma che imporrà al proprio figlio magari di mangiare omogenizzati e cose, insomma, simili. Quindi, secondo me, prima di giudicare, bisognerebbe sempre contestualizzare e guardare il quadro generale. È vero che io ho scelto di far mangiare mio figlio vegano, però è anche vero che io sono una mamma informata, non faccio mangiare a mio figlio esclusivamente patate, carote e insalata, ma gli propongo una varietà alimentare che gli garantisce una varietà di nutrienti che sono assolutamente adatti alla sua età e gli garantiscono una crescita ottimale. Non si tratta di imporre al proprio figlio una scelta, si tratta di educarlo secondo i propri principi. È chiaro che se secondo me mangiare animali è sbagliato, se io auspico ad un mondo nel quale tutti viviamo felici e contenti, nel quale non si fa del male a nessuno, questo che voglio insegnare a mio figlio. Cioè, se io so che è possibile crescere un bambino con un'alimentazione anche etica e crescerlo comunque in modo sano e al pari di un'alimentazione onnivora, è chiaro che io sceglierò la via che è più vicina ai miei valori. Ci tengo a sottolineare che non voglio assolutamente dire che l'alimentazione vegana sia più salutare rispetto all'alimentazione onnivora. Da un punto di vista salutare, credo che possano essere entrambe ugualmente salutari. Chiaramente, credo anche che l'alimentazione onnivora, per poter essere salutare, deve essere molto simile all'alimentazione vegana, nel senso che bisogna mangiare comunque, per mangiare in modo sano, molti vegetali. Bisognerebbe variare il più possibile i legumi, che molto spesso vengono ghettizzati come un alimento che gonfia, un alimento che non riesce a essere digerito, eccetera, eccetera. In realtà dovrebbero essere presenti, onnipresenti sulle tavole di tutti. Quello che vorrei testimoniare con questo video è che l'alimentazione vegetale durante queste fasi delicate, che sono quelle appunto dello svezzamento, della gravidanza, dell'allattamento e così via, non è un'alimentazione rischiosa a tutti gli effetti. L'alimentazione vegana è completa di tutti i nutrienti. L'unica cosa che manca, come vi dicevo prima, è la B12, quindi basta integrare quella, basta mangiare in modo vario per assicurarsi tutti i nutrienti essenziali. Il ferro è onnipresente nell'alimentazione vegetale, ci sono tantissimi legumi vegetali che ne sono ricchissimi. Il calcio, altro grandissimo mito da sfatare, è
onnipresente nell'alimentazione vegetale. Il sesamo e il tahin, che è la crema di sesamo, è ricchissimo di questo minerale. Pensate che 100 grammi di sesamo hanno quasi 1000 mg di calcio ed è tantissimo. Nonostante molto spesso si dica che latte e formaggi siano importantissimi da assumere perché ricchissimi di calcio, in realtà questo minerale è molto presente, è onnipresente anche nel mondo dei vegetali. Noi esseri umani siamo l'unico mammifero sulla faccia della terra che continua a bere latte o a mangiare prodotti che vengono realizzati con il latte dopo lo svezzamento. Nessun mammifero esistente in natura continua a bere latte dopo lo svezzamento. Questo perché il latte è specie specifico. Significa che il latte della mucca è fatto per il vitello, il latte della mamma umana è fatto per il bambino umano, il latte della pecora è fatto per l'agnello. Quindi ogni specie è in grado di produrre l'alimento più fisiologico e perfetto e completo per il proprio cucciolo. Questa cosa di bere latte di un'altra specie è un retaggio culturale che ci portiamo dietro da tantissimo tempo, probabilmente perché tantissimo tempo fa si sono create le condizioni per le quali l'essere umano, per poter sopravvivere, ha avuto bisogno di andare a ricercare degli alimenti anche da altre parti. Ad oggi questa esigenza non esiste più, possiamo benissimo fare a meno di bere latte di mucca o di produrre formaggi, e questo non significa andare incontro a carenze alimentari, cioè sarebbe folle pensare che la natura, che è perfetta e che ha creato tutto in un, diciamo, perfetto equilibrio, abbia fatto sì che una specie dovesse dipendere da un alimento prodotto da un'altra specie. Altra paura che spesso mi viene contestata per il fatto che faccio mangiare Leonardo un'alimentazione vegetale è legata anche alle proteine. In realtà, per quanto è vero che nella carne ci sono le proteine, è altrettanto vero che anche nel mondo vegetale ci sono le proteine. Quindi calcio, proteine, ferro, tutte queste cose che vengono recriminate all'alimentazione vegetale in realtà non hanno fondamento, perché il mondo dei vegetali è ricco di nutrienti, quindi possiamo vivere benissimo anche mangiando esclusivamente vegetali. Mio figlio ne è la testimonianza, ormai ha 2 anni compiuti e non è mai stato male. Io penso che se l'alimentazione vegetale fosse carente in qualche cosa, la sua salute ne avrebbe risentito. Questo non significa che io faccio test su mio figlio, perché una mamma, quando diventa mamma, la cosa che viene messa al primo posto è il bambino. Quindi io stessa ho messo in discussione la salubrità di questa dieta, se vogliamo dirlo così, prima di rimanere incinta, però mi sono appunto informata e ho scoperto che tutte queste paranoie che mi stavo facendo e queste paure, per fortuna, non avevano fondamento, perché il mondo vegetale ci regala tutto quello di cui abbiamo bisogno. Sono una mamma e non avrei mai e poi mai messo a rischio la vita di mio figlio se non fossi stata assolutamente certa che questo tipo di alimentazione non fosse salutare. Vorrei che questo fosse chiaro. Nessuna mamma fa test con i propri figli. Il benessere del proprio figlio diventa più importante di qualunque altra cosa. A tutti quelli che mi chiedono: ok, ma come farà quando andrà a scuola? Si sentirà diverso? Già da piccolo lo costringi comunque a vivere delle situazioni difficili in cui magari verrà preso in giro, eccetera, eccetera. A questo voglio rispondere che c'è sempre modo e modo di vivere, diciamo, determinate situazioni. Il fatto che io educhi mio figlio a questo stile di vita non significa che lo priverò o gli imporrò le mie scelte in ogni contesto. Quando mio figlio sarà più grande, andrà alle feste, si troverà in contesti nei quali si troverà di fronte ad una situazione nella quale sarà l'unico a mangiare diverso, o magari no, perché non è detto che sarà l'unico. Comunque, quando si troverà in contesti di questo tipo, non gli imporrò mai di fare quello che gli dico io. Io voglio che mio figlio sia felice, voglio trasmettergli i miei valori e non voglio imporglieli. Questo significa che se si sentirà di assaggiare
di provare o di seguire una strada differente dalla mia, non sarò io a obbligarlo a seguire le mie orme. Lui sarà sempre libero di scegliere. Adesso mio figlio è piccolo, non è in grado di scegliere, siamo io e il papà a scegliere per lui, quindi è chiaro che in questo contesto siamo io e lui a scegliere quello che reputiamo sia il meglio per lui. Quindi quando lo porterò ad una festa, se mi chiederà mai di assaggiare cose che non sono vegan, anche se a malincuore, io non gli dirò mai di no, anche perché credo che otterrei l'effetto contrario. Attualmente non ha la maturità per fare una scelta consapevole, quindi quello che io da genitore posso fare è offrirgli gli strumenti per fare una scelta consapevole. Con questo è tutto, io spero tanto che questo video vi sia stato utile. Se volete chiedermi qualche approfondimento potete farlo lasciandomi un commento oppure scrivendomi direttamente su Instagram. Le vostre domande, le vostre considerazioni mi aiutano tantissimo anche a creare contenuti e a capire quello che maggiormente vi interessa. Io vi ricordo che se non l'avete ancora fatto vi potete iscrivere al mio canale e mi potete seguire anche su Instagram, dove riesco giornalmente a pubblicare molti molti più contenuti. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!